Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Ed oggi siamo alle ultime 4 partite del campionato. Oggi ne giocheremo 2 e nel prossimo episodio le ultime 2. Che stile, che stile. Allora, la classifica dimostra di quanto buono abbiamo fatto finora. Non dobbiamo sottovalutare l'Hansa Rostock. Andremo in campo per giocare bene. Inizia un po' a salire di livello anche il nostro mister. Allora, con il Rostock mi sembra che è giù, ma beh, nera e blu. Nera e bianca, va. Io lascerei tutti così. Proverei per una volta Kraft. E l'unica cosa che vorrei provare, allora un attimo, Berzel, terzino sinistro, esterno sinistro, terzino destro, difensore centrale, Vermulen può fare il terzino destro, ma no, più gioca Winter e più, allora siccome Gebhardt è stanco, Balongo è stanco. Ah, abbiamo anche Uber adesso come attaccante. Uber piede sinistro e Lennart piede destro. Ah, bene. Abbiamo una terza coppia di attaccanti alla fine. Senza volerlo abbiamo creato una terza coppia di attaccanti. Quindi io penso che per ora come attaccanti siamo a posto. Se attaccanti, non mi ricordo se abbiamo attaccanti in prestito, ma mi sembra di no. Che eravamo già a corto, perché se no non li compravo. Poi ricordiamo sempre che c'è Kraft che potrebbe fare l'attaccante. E forse qualcun altro può fare anche l'attaccante. Dejan forse. Ma ora noi abbiamo i due titolari. E quindi ci affidiamo a loro. Appia. Mamma mia. Berzel salva tutto. Già due azioni pericolose. Una è persa. Ok, appia. Prova a lanciare Akinola. Akinola! Quasi. Manzambi. Dice, ora non si gioca più tanto per. Si gioca per vincere. Manzambi. Sinceramente non so a quanti gol è arrivato anche lui, però abbastanza. Penso che più di 5 li ha fatti sicuro. Loro puntano più su Akinola, però qua abbiamo anche Manzambi che è un bell'attaccante. Bravo. Oh. Piano questi contrasti in aria perché qua c'è il rischio che un attimo ci mettano a farci, a espellerci. Prova su Akinola. Ah, Akinola. Perché non ha il controllo Akinola? Perché non ha controllo? Bravo. Appia, riparte. Kraft. 1-2 con Appia. Prova a lanciare Monzambi, che è tutto lanciato solo. Se non era toccato lì, se
Se non lo sfiorava lì il difensore, questo era in porta, era arrivato in porta. Kraft, brutto passaggio. Di tacco, signori, che fenomeni. Guarda. Ma para, perché non la pari? Bravo. Cioè, hai Gunn intorno a tu. Apre per Kraft. Vediamo cosa si inventerà Kraft, nulla perché è piccolino e perde palla come niente. Oh! Bravo! Barcaia. Appia. Manzambi. Prova a aprire per Ngun, ma il passaggio è stato troppo lento. Manzambi. Apre per Winter, che riesce a farla mettere fuori. Bello il cross! Bello il cross! Chinola! Non ci ho creduto! Bello, 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 bello deviato! Manzambi aveva tirato una leppa che lo stava facendo andare in porta. Entrava in porta pure lui. Bello! De Silva! Se veniva sto gol veniva giù lo stadio, secondo me. Bravo, Manzambi. Ma non è fallo. Quello non è fallo, ha preso la palla, non è fallo. Arbitro, studiati il regolamento. Arbitro, studia il regolamento, arbitro. Mamma mia, pia che. Che prepotenza. Tra luci e ombre, diciamo. Tra luci e ombre. Allora, la UE sta pareggiando. Lutheracking sta vincendo. E il Sandhausen sta pareggiando. Ok, io continuerei così. Non cambio per ora. Di Silva che è scatenato. Bravo Appia che recupera. Bravo Urlic che l'è buttata fuori. Oh, c'è Kraft. Almeno quando si propone diamogliela. Ecco appunto. Poi mi dico perché non gliela passiamo. Oh, Silva, bravo. No, ascolta, si tacchi, mettiteli in tasca. Dai, Akinola, ma perché ti fai anticipare come un balengo? Bello. Oh. Bello. Bello. Oh, De Silva, bravo. Oh! Aventura in pallo! Non ci posso credere! È fallo, arbitro, porca di quella loca! Che là? No. Era bella quella. Ma che cuore, oh! Vaffanculo. È scappato, ci sta, ci sta, ci sta.
No, e buttati. Dai, Deanna Pia. Vabbè. Siamo al 68esimo. Dovete essere mettere i giovani oppure no? Prima di mettere i giovani volevo chiudere la partita, ma... Ah! Per poco. C'è andato di testa. Miracolo. Vabbè che tra De Silva e Kraft non so chi è più alto, eh. Viscara De Silva, anche se a destra Viscara non... vabbè, ti parevo. Oh, e ce n'è sempre una solo, eh. Perché non la blocchi? Perché non la blocchi? Ma perché è tornato di là Gun? Ma vaffan. Dai, Weber quel Cagliari, non è il caso di mettere i nuovi, ho capito. Dai, Manzambi. E c'è sempre uno solo là, eh. Ma fammi continuare, no? Adesso non ci voleva sta sconfitta. Non dovrebbe rovinarci il terzo posto, però non ci voleva sta sconfitta, ecco, perché la UE ha perso. No, la UE aveva perso. Sandhausen ha pareggiato e l'altro, e Lutheracking ha vinto. Non ci voleva sta sconfitta. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. Vabbè. Vediamo un po' cosa dice, che domande intelligenti ci fa. Sono stati vincenti di percorso. Chi è? Manzambi, altri giocatori dovrebbero imitarlo. Pura sfortuna. Danke für diese Kur. Allora. Chi è? Buono. Mi aspetti di filate, dai. Fai bravo. Allora, abbiamo andato al muro. Allora, c'è questo. Gli attaccanti. E salgono tutti. Prendono tutti un punto, buono. Vabbè, rimaniamo a meno 9, meno 2 dalla seconda e più 9 sulla terza. Vabbè, dai. Lutheracking aveva perso, però vabbè.
Ich danke fürs Kommen. Wir können dann jetzt mit den Fragen beginnen. La classifica di mostra. Dobbiamo sottovalutare. Ah, è Sandhausen è questo. Andremo in campo a giocare bene. È Sandhausen, la prima. Sandhausen è poco carismatico. Allora, notate che il capitano scelto è... Vogliono che consegni la fascia a Weber. Quindi Weber mi ha fatto capire che Weber deve diventare titolare. Va bene. Deve tornare titolare. E tattiche, ruoli, capitano Weber. Va bene. Se così avete deciso, io non posso altro che... Anzi, aspetta però. Vai, Gebhardt. È il tuo momento. Vediamo se Gebhardt si conferma. Ok. Via. Oggi dobbiamo giocare con Gebhardt. Hiller, sì. Ma io li porterei comunque in panchina i due nuovi. Così, tanto per. Allora, sia Lehner che Uber. E Kraft ha giocato, ma Pascal ha giocato, Van de Meer. Vai. Però per forza la squadra titolare devo usare. C'è qualcosa che non quadra. Non so come mai. Ma qualcosina qui non quadra. Non quadra qualcosa. Ok. Ci attende un match tutto da vivere. Sì. Pronta a darsi battaglia, a regalare spettacolo. Non sì. No, anche io cambio. Rimanete qua, sintonizzati. Sul canale Mike 84. Dai, facciamogli un mazzo a questi, eh. Gebhardt e De Silva caricano tutti. Vediamo se sono veramente così forti questi. Non mi ricordo l'andata cosa abbiamo fatto con questi. Vabbè. Cattiveria c'è. Torna Weber e si vede, signori, si vede. Madonna Pio, si era proposto ma... Bello, tira Pia. Ah, mani. Ancora Pia. Che le prova tutte. E fa anche fallo. Ma va bene, questa è la grinta che vogliamo in campo. È lunga, è lunga. Mi serve un punto questi per vincere il titolo della Serie C. Turpitz. Dai, Akinola però, madonna santa. Perché mi dormi così tanto? Cross di tiro? Madonna! No! Manzambi! Cosa mi combini? Oh! Marcaia, se ti svegli forse... Eh? Vabbè. Ok? Se ti facevo tutto voi, eh? No.
Ha detto che Gebardo ci doveva dimostrare qualcosa. Mamma mia, De Silva. Tra tre giocatori. Ma c'era coso libero. Perché non l'hai visto che c'era coso libero? Perché non l'ha messa a UE? Mamma mia, Balca. No, Brezel. Akinola. Aprilo. Porca miseria. No, Gebhardt, hai sbagliato di un millimetro. Fuori gioco. Era 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 fuori gioco. Fuori fallo. Perché mi hai fatto il fallo? Bello, Aigun. Mi è piaciuto proprio tanto. Chi c'è? Chi c'è? Nessuno. Quasi tutti dietro. Ah, bravo, Klassen. Bravo. Oh, bello, giallo qua, eh. Come basta? Come basta? Madonna. Si prendeva quella Gun. No, crossala, bello! Oh. Sapevo la stoppavo. Weber, niente. Mamma, come sta giocando! Ma come sta giocando? Portiere Manzambi la mette. Ma cosa ha fatto il portiere? Cosa ha fatto il portiere? Portiere, cosa fai? Le finte. Se mi fermavo la perdevo quella palla. Non è che non mi sono fermato. Oh, e il titolo se ne va. Oh. Cioè, no, non è che se ne va, però è rinviata la festa solo. Ma siamo pure in casa loro. Intanto, Luteraking vince e la UE vince, vabbè. Poco male. Poco male. Mamma mia, De Silva. Cosa si inventa? Dai, Akinola, non vinci un contrasto neanche a pagarti d'oro. Ma com'è possibile che non vinci un contrasto neanche a pagarlo questo? Meno male. Chi è? Bello. Bello. E ora sei da solo. E ora sei da solo. Ora sei da solo, Akinola, sei da solo. Akinola. Sempre Kiel. È sempre lui. Il nostro traghettatore. 1-2 sconvolgente. Allora, è il 53esimo. Io inizierei a fare un cambio. Voglio provare sto Uber che è al piede sinistro. Da non crederci, con la prima in classifica. E poi abbiamo perso, cioè, abbiamo perso 2 punti, cioè 2 partite, cioè 6 punti. Con queste si fanno 9. Potevamo essere a meno 1. Ancora, ancora Chinola. Ancora Chinola.
con la chinola. Segna ancora lui, contropiede fulminante. Mamma mia, che mostro. Beh, sul 3-0 possiamo provare quello nuovo. Vabbè. Andiamo su Uber come... Vabbè. Non mi ha dato il tempo di vedere Uber come gioco. Andrea Weber. Ah, potrei dare un altro rigore. Che cavolo. Weber è rientrato alla grande Weber. Beh, che non avevo dubbi, eh. Guardalo Gebhardt, guarda Gebhardt come si fa, si propone. Ma da quando? Ma da quando? Vabbè. Dai, Gun. Oh, Uber, De Silva. Allora, facciamo entrare l'altro. Lehner. Ok. Vai, Paolino, vai, Paolino, vai. Ha sbagliato, sai. Non me l'aspettavo sto... Chi è questo? Egun. 1-2. 1-8. 1-5. Da fuori aria, tira. Voleva salutare con una tripletta. Vabbè. Che bomba, ragazzi. Che bomba. Ai. Ah, beh, sì, questo è quasi un gol, sì. Chi è questo, Lehner? Guardalo! Mamma mia, i Gun. No, io voglio fare un'altra cosa. Voglio provare un'altra cosa. Ah, ma è solo CC Barcaia. Ah, è Berzel che è CDC. Così. Voglio provare Berzel a centrocampo. Secondo me potrebbe darci qualche gioia. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto. Sostiene la campo solo uno. Matteo Madonna. Se Pallotta ancora a fischio finale. Secondo il cronometro mancano altri 120 gliela secondi da prendeva lì. giocare. Bene Matteo, grazie. Si giocherà ancora per 2 minuti. Agli allenatori è falso il recupero di questo fatto di punto. Non si è mai Mamma mia. No, fammela rinviare. Poteva farmela rinviare. Vabbè. Siamo confermati terzi. Fate la festa. Con questa vittoria.
La serie B è assicurata. Abbiamo la serie B in tasca. Allora, zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Allora. Ma come? Ma se abbiamo vinto? Ma se abbiamo vinto? 3-0 abbiamo vinto. È ripartito col piede giusto. Aigun merita tutti i complimenti. Danke für das Gespräch. Duncan, ma se abbiamo vinto 3-0, ma che domande mi fai? Boh, non lo so. Allora, abbiamo allenato Meyer, Appia, Gunn, Adam, Cartier, Viscara. Facciamo questi, va. Non sale nessuno, però. Cioè, salgono, ma non prendono punti overall. Dunque, la prossima sarà contro l'Allè, che sarebbe la Lesher, questa qua, che praticamente ha troppi punti sotto di noi. Allora, Balongo, reso conto mensile squadra. Allora, esterno sinistro, COC, esterno sinistro, madonna quanti ne abbiamo, esterno destro, COC, esterno destro, CC e D. Non abbiamo difensori però. Bene, non abbiamo difensori. Questo? Madonna, Auer. Papà, detto. Poi Balongo, sto attraversando un po' un periodo di forma, mi sento bene, quindi mi manderò in panchina mentre esco da lei. Ci penserò. Nel prossimo facciamo giocare Balongo. Quindi a noi ci aspettano le ultime due partite contro l'Allè e l'Uterhacking. Ci vediamo a un prossimo episodio e forza Monaco. Aigun vale già 1.100.000. Ho già detto tutto. 7 milioni APA, 900.000 craft, 1 milione 3 Klassen e quasi 1 milione Winter. Cioè, comunque, ciao a tutti e a un prossimo episodio, forza Monaco.